No? Però anche l'abbattimento del muro di 20 anni fa è stato, c'è stata una regia televisiva e giornalistica affinché il suo impatto emotivo fosse stato più forte. Certo, questo con la televisione di oggi bisogna sempre aumentare l'effetto televisivo L'attacco. del muro. In realtà è successo che alle 9 del mattino un tizio ha detto però bisogna correggere questo documento con cui il Partito Comunista della Germania Orientale avrebbe permesso ai tedeschi, ai propri concittadini di espatriare all'Ovest. E questo signore dice però guardate che c'è una discriminazione e se uno vuole andare soltanto dall'altra parte e poi tornare, e lì hanno trovato una formulazione che come al solito non ha soddisfatto nessuno, da cui risultava che sarebbe stato alleggerito il regime sul confine, poi nel pomeriggio viene la conferenza stampa, al rappresentante del partito che si chiama Schabowski chiedono da quando comincia a valere questo provvedimento sul fatto che si può passare il muro non soltanto chi vuole emigrare, e loro si riferivano in quelli che erano in vacanza in Germania orientale o in Ungheria che non volevano più entrare nella Germania dell'Est, ma a che ora i berlinesi potevano superare il muro. E questo signor Schabowski ha detto, boh, trovava, cercava, dice, mi sembra quasi da subito, però la gente che, adesso di nuovo una piccola parentesi, che non guardava la televisione della Repubblica Democratica Tedesca perché era noiosa, didattica, non ha visto. Alcuni sì, hanno annusato che qualcosa stava nascendo e dopo questa conferenza stampa alle 6:30 le prime persone si sono avvicinate al muro. Ma la tragedia, o il fatto, il caso di questa notte, buffa, notte perché era piena di quid pro quo, piena di sciocchezze, piena di missverständnisse e di non comprensione. Tutta la Germania dell'Est seguiva, non nel proprio telegiornale, dove avevano già annunciato che il muro sarebbe caduto, ma seguivano da televisioni di Colonia, cioè dalla prima rete nazionale occidentale, seguivano la trasmissione di una partita di calcio e il cronista nell'intervallo ha detto: ma mi dicono che stanno aprendo il muro al termine della partita. Era Colonia contro Kaiserslautern, credo. Vado anch'io a vedere, perché mi hanno detto nella cuffia, vai a vedere se tu con la tua troupe riesci a avvicinarti al muro. E lui dice, quando finisce la partita, però la partita non finiva, perché oltre ai tempi normali sono stati necessari tempi supplementari, dunque si arriva alle 10:30 quando lui dice, finita la partita io vado sul muro, no? In una strasse lì non lontano dallo studio televisivo. Solo allora il pubblico di Berlino che seguiva la partita alla televisione, accidente, ma allora è una cosa seria, non è? Perché i nostri poi, naturalmente la televisione della DDR prima cercava di ammorbidire tutti gli angoli, di dire e non dire. Allora la gente comincia a precipitarsi verso il muro. Quando sono sul muro, improvvisamente c'era un tenente colonnello delle guardie del confine, Jäger si chiama di nome. Il quale dice: ma che cosa facciamo con questa gente? Che cosa facciamo? E cerca di telefonare dappertutto, nessuno le risponde, nessuno sa dire che cosa fare di questa gente che cominciava a raccogliersi sotto il muro. Questo su propria iniziativa, un semplice tenente colonnello, dico, visto l'enormità dell'esercito, ce n'erano tanti i generali, lui non è riuscito a telefonare con nessuno. A questo punto lui di sua spontanea volontà apre una di queste barriere che dividevano il Berlino Ovest da quello dell'Est e lascia centellinando passare i primi tedeschi per diminuire la pressione contro il muro. Queste sono state le prime ore e le prime persone. Lui probabilmente ha evitato prima l'innervosirsi delle masse, che ormai la gente diventava molto numerosa. Secondo, qualche incidente di qualcuno che con l'automobile, ormai c'erano parecchie centinaia di metri di automobili, magari avesse tentato di sua iniziativa di forzare il doppio blocco di cemento armato. Insomma, comunque potevano nascere
delle disgrazie, mentre l'ambasciata sovietica l'unica cosa che si limitava a fare era di ritirare i soldati che erano di guardia e nello stesso tempo di ritirare tutte le bandiere e tutti i simboli, perché nessuna grande potenza poteva permettersi di vedere umiliati i propri simboli, i primi profughi, nel senso che il Land, l'amministrazione regionale di Berlino sapeva che questi non avevano una lira e che avrebbero voluto forse vedere qualcosa, forse comprare qualcosa. Che cosa fanno? Allora aprono velocemente una succursale o qualche succursale della banca e danno ai funzionari un po' di soldi, pertanto ognuno, ogni persona che veniva dall'est, se mostrava la sua tessera, metteva un piccolo timbro e davano 100 marchi per avere per la prima notte. La gente comprava i blue jeans, naturalmente, noi sappiamo che questa era la merce più richiesta occidentale, compravano gli aranci che non si trovano dall'altra parte. Molti giovani per la prima volta sono andati a vedere una cosa molto sconcia, molto proibita, cioè un film a luci rosse, no? Non ho mai visto una cosa del genere. Succedeva questo assembramento di gente da entrambe le parti, anche dalla parte occidentale, cioè, e cominciano le campioni a arrivare. Dove tu dicevi il soldatino, cioè la guardia del confine non trova il vertice, non ha il permesso, dove erano i leader? Sì, i leader erano a una riunione del comitato centrale del Partito Comunista che si menava da 3 giorni e stava per finire sulle cose amministrative e avrebbero soltanto tra le varie affrontate il quarto giorno, cioè il 10 novembre, la questione delle agevolazioni del traffico sulla frontiera. Allora significa che alle 10:30 di sera, non siamo naturalmente in una piccola città dove la notizia si sparge subito, siamo in una grande città, si sparge la notizia che qualcuno avrebbe tentato o vuole passare il muro, allora decidono velocemente, facciamo come se noi avessimo previsto per iniziare questo nuovo regime domani mattina, e loro verso le 10:30 si disperdono e vanno a casa. Allora viene questa cosa, non c'è stato per un attacco del muro, non c'è stato, ecco, neanche uno ferito, neanche un incidente, niente, grazie a questo tenente colonnello che poi riceve 8.000 marchi come buona uscita dall'esercito, fa il manovale e vive ancora a Berlino Est nei suoi 40 metri quadrati, felice e tranquillo, perché era l'unico che non si è perso di testa.